Grazie per aver raccolto l'invito dell'amministrazione comunale. A 4 anni di distanza, con questo gesto, con questa iniziativa semplice ma simbolica, la città vuole onorare la memoria dei suoi caduti. È un'iniziativa semplice ma io ritengo molto simbolica, perché questo è il parco dei giovani di Rieti, è il parco nel quale molti di noi hanno passato gran parte della loro giovinezza, e volevamo proprio per questo collegarlo alle 3 giovani vittime del terremoto dell'Aquila. Oltre a questo, volevamo con questo gesto e con questa iniziativa confermare la nostra vicinanza alla comunità dell'Aquila, e io ringrazio davvero calorosamente e profondamente l'amministrazione comunale dell'Aquila, rappresentata dal consigliere comunale Capri, che ringrazio davvero a nome della città. Quindi oggi ricordiamo, anche se non è una commemorazione come abbiamo deciso insieme ai familiari, ricordiamo Luca, Valentina e Michela, ma ricordiamo anche uno degli eventi più tragici della storia recente del nostro paese. E credo che a 4 anni di distanza oggi molti italiani si siano resi conto che probabilmente è cambiato troppo poco da 4 anni a questa parte all'Aquila. E quindi oggi questa giornata, questa iniziativa è importante anche per questo, per corroborare il legame che ci lega all'Aquila, ai cittadini dell'Aquila, all'Abruzzo. Questa città ha accolto in quei giorni, in quei mesi successivi alla tragedia, molti aquilani che sono stati accolti e ospitati nelle nostre strutture. L'Aquila è meta di tanti reatini, di tanti studenti, di tanti giovani che passano le loro giornate all'Aquila per motivi di lavoro, per motivi di studio. Quindi oggi in qualche modo siamo ancora più legati a quella terra, a quella città, e credo che sia proprio in questi momenti così difficili la cosa più importante, il legame, la costruzione di relazioni e la consapevolezza che per superare i problemi bisogna stare insieme. L'ho detto prima, non è una commemorazione, vuole essere, perché non avrebbero voluto, e dovrà essere una festa. Per questo, dopo questo piccolo incontro, andremo tutti all'Auditorium Marrone per festeggiare insieme a Luca, insieme a Valentina, insieme a Michela, con la loro musica e con le loro espressioni artistiche. Per questo davvero ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa giornata. Ringrazio anche la Protezione Civile, che è qui presente a testimonianza dell'impegno quotidiano e proficuo che hanno sempre espresso in quei giorni e continuano a fare ogni volta che c'è bisogno di intervenire. Io lascio la parola al consigliere comunale e davvero ringrazio tutti, e primi fra tutti le famiglie che hanno voluto condividere con noi questa iniziativa che noi abbiamo ritenuto assolutamente doverosa e che abbiamo portato avanti con il consenso e il contributo davvero di tutta l'amministrazione comunale, ma più ancora di tutta la città. Grazie ancora davvero a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Io porto il saluto del sindaco della città dell'Aquila, onorevole Massimo Falenti, che è impegnato in una serie di manifestazioni nella giornata piena della città dell'Aquila e quindi non è potuto essere presente questo momento. Però idealmente e moralmente è qui con noi, e l'amministrazione comunale e la città dell'Aquila ci tenevamo tutti ad essere presenti a questo tipo di cerimonia, chiamiamola cerimonia, chiamiamola iniziativa, bellissima iniziativa dell'amministrazione comunale di Rieti. Ringrazio il sindaco per questa cosa, perché queste sono le cose semplici ma importanti che lasciano dei segnali e dei messaggi semplici ma molto utili. Noi
Oggi siamo qui per ricordare anche, diciamo, ricordare questi tre ragazzi che insieme a tanti altri ragazzi e tantissime altre persone hanno perso la vita nella tremenda tragedia del maledetto 6 aprile 2009. E noi della città dell'Aquila ci sentiamo anche mortificati, se vogliamo, anche un po', perché abbiamo ospitato delle persone e quelle persone sono venute a morire nella nostra città. Questa è una cosa che per noi è una cosa molto, molto brutta, molto tragica, e per questo siamo veramente dispiaciuti. E oggi è venuto il presidente del Senato nella nostra città e ha potuto constatare personalmente che a distanza di 4 anni, che benché ci fosse un po', se ci fosse un po' di speranza, effettivamente la città è ferma a quello che era 4 anni fa, cioè la ricostruzione del centro storico è praticamente ferma. Ci sono dei problemi legati ai finanziamenti economici, alla ricostruzione sia degli uffici pubblici, dei palazzi pubblici che delle strutture private. Quindi è importante per noi anche che ci sia che la nostra immagine, che si riaccendano un pochettino i riflettori sulla nostra città, perché ne abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno che la nostra città riparta e ritorni e torni ad essere quello che era prima, una città a vocazione fortemente culturale, una città universitaria, una città che, come dicevo prima, ha ospitato e speriamo che continui a ospitare tantissime persone da tutti i campi. Io ringrazio quindi il sindaco di Rieti e spero che nel futuro si possano intensificare i rapporti tra le nostre città, più di quello che già lo sono, perché i nostri territori sono dei territori che sono segnati da una storia, da una tradizione che è sostanzialmente univoca, e speriamo che le cose possano procedere per il meglio per noi. Auspichiamo che la nostra città possa a breve tornare a splendere, e speriamo che anche con l'aiuto della vostra comunità. Quindi ci tengo a ribadire la nostra testimonianza, la nostra presenza qui, e porto il saluto di tutta la municipalità aquilana. Sappiate che tutta la municipalità aquilana vi ringrazia per questa grazia. Voglio donare un ricordo della città dell'Aquila, un nostro libro che riguarda, che un piccolo pensiero per loro. Io vorrei invitare i familiari, così scopriamo insieme la targa. Facciamolo insieme.